La storia della biblioteca è una storia complessa che si intreccia con quella del nostro territorio. Qui siamo da circa 6 anni. Questa biblioteca è stata inaugurata nel dicembre del 2009. Credo che sulle biblioteche di Firenze sia la più grande fra le biblioteche di quartiere. La tradizione di questa biblioteca vuole un continuum rispetto alla partecipazione dei gruppi, delle persone. Un'altra iniziativa della biblioteca fuori di sé è il Bibliobus, che storicamente accompagna la nostra biblioteca e si sposta in giro per tutto il quartiere alla ricerca degli utenti perduti, cioè di quelli che hanno voglia di libro, hanno voglia di lettura, ma magari sono un po' lontani, non hanno la possibilità di raggiungerci facilmente. I temi della nostra biblioteca sono temi della solidarietà, della pace, c'è cioè un settore che si chiama Titoli di Pace, che si occupa appunto dell'intercultura, della relazione, del dialogo fra religioni, l'economia solidale, l'ambiente. Fino a qualche mese fa era l'unica biblioteca in Italia che ha un orto, adesso invece ce ne sono nate altre, ed è un orto gestito dai volontari. Fino all'estire, una volta al mese, una cosa che si chiama Libero Caffè Alzheimer. È un incontro mensile, appunto, destinato alle persone che hanno in famiglia quel tipo di problemi, che spesso si trovano a essere completamente isolate rispetto alle amicizie di prima, rispetto alla società di prima. Questo studio è sito a Firenze, però ce ne sono altri che provvedono a registrare gli audiolibri esclusivamente destinati ai minorati della vista. È un servizio storico dell'Unione Italiana Ciechi, è un fiore all'occhello e fin dagli anni fine 50 ad oggi ha subito diverse evoluzioni tecniche. Oggi siamo arrivati con l'ausilio dell'informatica. E quindi con l'ausilio anche dei software che abbiamo a disposizione di poter disporre degli strumenti ideali per poter far navigare il libro ai non vedenti rispetto a un tempo cui l'ascolto era sequenziale su cassetta. Un altro aspetto fondamentale del libro parlato è la registrazione dei libri didattici ad uso dei nostri ragazzi che frequentano le scuole che a tutti i livelli, dalle primarie al livello universitario. E sono onorato di fare questo lavoro e di essere qui in questa veste di lettore e poter spaziare questo servizio attraverso saggi, novelle, racconti, per poter dare un aiuto all'Unione Italiana Ciechi attraverso la mia voce e attraverso questo servizio che è bellissimo e sono onorato di farvi parte. La Biblioteca Marucelliana è un edificio storico a caratteristiche umanistiche. Prende il nome dall'abate Marucelli, il quale donò alla biblioteca una cospicua somma per poter essere costruita, oltre ad una raccolta libraria, raccolta che si conserva tutt'oggi in biblioteca con la famosa opera del Mare Magnum. La biblioteca ha una sala manoscritti e rari, è antistante praticamente il salone di lettura, la quale ospita un particolare pubblico, un pubblico di studiosi che solitamente si dedicano alla lettura di cinquecentine, di manoscritti, di carteggi, mentre il salone di lettura è un salone aperto alla pubblica lettura e soprattutto ad un pubblico più variegato, che solitamente è composto da studenti. Viene offerto il servizio di prestito.
prestito e servizio di distribuzione, e ci auguriamo in breve tempo di poter aprire anche il giardino della biblioteca, attraverso il quale è possibile permettere agli studenti e a tutti coloro che intendono quindi entrare per la prima volta in biblioteca di studiare all'aperto. Questo luogo è per i Montevarchini pieno di suggestioni e di memorie. Difatti l'edificio è sorto come ospitale per l'accoglienza dei pellegrini in transito nel territorio comunale. È poi diventato monastero e in tempi molto più recenti, alla fine del XIX secolo, è diventata una filanda e vi lavoravano circa 600 donne che grazie al lavoro queste donne hanno acquisito anche una coscienza sociale, contribuendo in maniera significativa all'emancipazione femminile di Montevarchi. Nei seminterrati sono contenuti i magazzini, librari e gli archivi storici del comune. Al pian terreno abbiamo la raccolta, una parte della raccolta della biblioteca. Al primo piano troviamo la prima sala di lettura, la sala che contiene i libri di storia locale e la consultazione. Salendo ancora arriviamo all'ultimo livello della biblioteca ed entriamo nella seconda sala di lettura, che contiene anche la saggistica. A fianco di questa sala di lettura troviamo un'altra grande sala, un'altra ampia sala, che è una sala multifunzionale adibita a convegni, laboratori, rappresentazioni teatrali, esposizioni. Nel 2015 sono stati conteggiati dai nostri varchi più di 100.000 accessi a fronte di 24.000 abitanti della città di Montevarchi. Intorno al centro culturale Ginestra Fabbrica della Conoscenza e alla biblioteca gravitano numerose associazioni culturali che fanno qui la loro attività e rendono vivo e speciale questo luogo. Il gruppo dei seminalibri è nato alla fine del 2014 grazie ad un progetto fatto dalla Biblioteca della Ginestra che si chiamava AAA Voci Cercasi e invitava le persone che avevano voglia di dedicare un po' del loro tempo a occuparsi della lettura dei bambini in biblioteca, appunto li invitava a un corso di formazione. Grazie a tutta questa formazione e all'impegno che abbiamo messo in questo, ci siamo esibiti più di una volta con i bambini delle scuole del territorio che vengono qui in biblioteca. E noi prepariamo per loro delle letture, in genere letture animate. La Biblioteca delle Oblate è la biblioteca principale di un sistema urbano di ben 13 biblioteche, un bibliobus, 4 punti di prestito nei centri commerciali della città e 2 punti di prestito nelle corsie dei 2 ospedali di Firenze. La Biblioteca delle Oblate è nata nel 2007, è una biblioteca di nuova concezione, è una biblioteca moderna che offre i servizi ma riesce a coniugare anche il piacere di sostare negli spazi bellissimi della biblioteca e di partecipare e assistere alle moltissime iniziative culturali, dalle presentazioni dei libri alle conferenze, da progetti particolari mirati a tipologie di fasce di pubblico. Pensate che ci sono ben 1.000 persone che la frequentano ogni giorno. L'altra particolarità della biblioteca è che ha un orario ampissimo dalle 9 la mattina fino a mezzanotte. Questo consente anche alle persone che lavorano di poter fruire dei servizi bibliotecari anche dopo cena. Abbiamo un progetto che si denomina Biblioteen, campus estivo, che invita i ragazzi alla fine della scuola
ragazzi tra i 14 e i 18 anni a svolgere delle attività come nuovi bibliotecari all'interno della biblioteca. L'altro progetto significativo è PC Over 60 ed è, si tratta di un percorso di alfabetizzazione ai rudimenti dell'informatica proposta dai ragazzi delle scuole medie superiori alle persone over 60. L'altro progetto che si è cominciato da questo anno è un progetto di diffusione di Wikipedia per creare nuovi wikipediani anche afferenti alla biblioteca per ampliare proprio il grande dizionario mondiale con voci di ricerca che si possono attivare dalla biblioteca stessa. Questa è la biblioteca Dino Pieraccioni, situata nel quartiere 2 a Firenze. Oltre alle attività tradizionali come il prestito e la consultazione dei periodici, organizziamo visite per le scuole, incontri con autori, corsi di informatica di base per over 60, promozione della lettura digitale con l'intenzione di rispondere alle richieste formative e informative da parte di una cittadinanza che esprime esigenze crescenti e sempre più diversificate. In biblioteca si fa ricerca, si legge, si studia. La lettura è un piacere grandissimo, quindi buona lettura a tutti. Questo è un posto davvero speciale e sono davvero molto contenta di potervelo raccontare. Ci sono sì tanti libri, ma c'è anche rumore, c'è anche una vita fatta dalle persone di ogni età che utilizzano il loro tempo libero trascorrendolo proprio in uno spazio come questo. Ci sono incontri di scacchisti, presentazioni di libri, corsi su più svariati argomenti. I docenti dei nostri corsi di educazione permanente sono infatti cittadini che restituiscono il loro sapere gratuitamente alla città. C'è anche uno spazio speciale che si chiama ULab Pistoia. Al suo interno ci sono nuove tecnologie, stampanti 3D, computer di ultima generazione, un angolo dove i ragazzi possono apprendere le nuove tecnologie e andare oltre il loro ruolo tradizionale di fruitori. Sono più di 1000 le persone che ogni giorno visitano la nostra biblioteca e la rendono un luogo vivissimo, pieno di tante opportunità, un luogo speciale. Facciamo parte di un gruppo all'interno dell'associazione che si chiama Club Letterario Passeggiate Letterarie. È un gruppo di persone che si incontrano, degli amici, si incontrano una volta al mese intorno a un libro. All'interno della biblioteca esiste un percorso che si chiama Passeggiate Narrative, per cui noi cominciamo a pensare di arricchire questo percorso con le nostre esperienze personali. All'interno del club siamo 14, 15, 16, 17 persone, abbiamo anche persone di sesso maschile e questa giustamente è una ricchezza per le nostre esperienze. Ognuna di noi condivide insieme agli altri quello che legge, quindi le proprie esperienze, i propri sentimenti, le proprie emozioni, le proprie vissuti personali, perché in un libro si può andare in altri mondi, fare dei viaggi, quindi catapultarsi in un'altra dimensione. Tra le biblioteche fiorentine, la Biblioteca Riccardiana occupa sicuramente un posto particolare. Inserita nel Palazzo Medici Riccardi, è forse l'unico caso di biblioteca proveniente da una famiglia patrizia che nel momento in cui è diventata biblioteca pubblica ha mantenuto praticamente intatta la sua fisionomia urbanistica, architettonica e anche organizzativa. La Biblioteca Riccardiana è sostanzialmente quella che i fratelli Riccardi concepirono
anche in termini di arredo, unica nel suo genere anche per la raccolta, in particolare per la ricca collezione di manoscritti e di stampe antiche. I manoscritti sono circa 4.000, un pochino di più, e spaziano dai più antichi fino a epoche più moderne, ma quello che è interessante è notare che non abbracciano soltanto la cultura umanistica, che naturalmente in questo istituto fa un po' la parte del leone, quindi Petrarca, Boccaccio, ma anche Marsilio Ficino e Alberti, ma anche manoscritti persiani, cinesi, turchi. Il pubblico della nostra biblioteca è ovviamente, come per biblioteche di questo tipo, un pubblico internazionale che viene da tutto il mondo, fondamentalmente di ricercatori, studiosi, dottori di ricerca e non solo, e molto spesso si utilizza la biblioteca anche in maniera remota per ricerche, per servizi di document delivery che noi facciamo anche a distanza. Un'altra parte considerevole delle raccolte riccardiane riguarda la raccolta di carteggi prevalentemente di uomini legati alla storia politica civile fiorentina italiana tra l'Ottocento e il Novecento. In particolare quello che ricordiamo qui è il carteggio di Renato Fucini, che proprio in questi giorni è interessato da un avvio di un processo di digitalizzazione che lo renderà quanto prima disponibile anche online. La Biblioteca Scandicci è una biblioteca giovane, come un po' la città. Abbiamo rinnovato la biblioteca nel 2009, venendo qui in quella che è la scuola elementare in cui tanti scandiccesi hanno passato la propria infanzia, quindi è un po' un passaggio delle emozioni e degli affetti. Il nostro patrimonio è un patrimonio soprattutto moderno e cerchiamo di essere molto legati alla contemporaneità e alla comunità. Noi siamo parte del sistema documentario fiorentino sin dall'inizio. Siamo un pezzo di città metropolitana anche e soprattutto come biblioteca, che è una città che risponde agli stimoli. Quando pensiamo di fare qualcosa, spesso siamo già superati dalle persone che ci chiedono di fare quello e un pezzettino in più. Mi occupo del prestito nella sezione ragazzi e di altre attività che vengono svolte qui, e rivolte a bambini da 0 anni fino a 14. Il martedì pomeriggio dalle 5 alle 6 accogliamo i bambini di qualunque età. Pesco libri da una scatola che è l'acchiappa libro, è un piccolo trucco per appassionare e incuriosire un po' i bambini, una scatola che ho costruito io. Si pescano libri, si raccontano storie e si invita i bambini ad altre letture, alla scoperta di nuovi libri, e la Biblioteca di Scandicci ha veramente, veramente fornita, ha una serie di albi illustrati e di storie veramente interessanti e appassionanti. La Biblioteca di Scandicci partecipa a un progetto nazionale molto importante, si chiama Nati per Leggere. Per questo noi abbiamo installato in ciascun ambulatorio pediatrico di Scandicci uno scaffaletto. La lettura a bambini in età precoce porta dei risultati notevoli poi nell'età futura, e anche il rendimento scolastico per esempio è maggiore, per cui è molto importante in questa fascia d'età offrire degli stimoli affinché lui possa sfruttare queste sue possibilità. È uno strumento anche che favorisce la relazione con l'adulto. Infatti la posizione giusta è questa qui, il bambino in collo che guarda il libro, incolla la mamma. L'amministrazione, come ho già detto, invia una lettera a ogni neonato dallo scorso anno, dove oltre a congratularsi per dare il benvenuto al nuovo arrivato, fa un dono di un libro scelto con cura nell'ambito dei libri nati per leggere, che sono stati scelti apposta da esperti perché sono libri molto stimolanti e anche diversi per ogni fascia di età. La Biblioteca Comunale degli Intronati è una biblioteca di antica istituzione. Fu fondata nel 1758 in seguito alla donazione all'università della propria libreria, della propria biblioteca, da parte di Antonio Sallustio Bandini, che era l'arcidiacono della cattedrale.
La biblioteca di Sallustio Bandini contava nel 1758 meno di 3.000 volumi, ma era una biblioteca selezionata e destinata soprattutto agli studi universitari, agli studenti universitari. Adesso la biblioteca contiene oltre 650.000 unità, soprattutto grandi raccolte, grandi collezioni sono state acquisite nella seconda metà del Settecento e durante l'Ottocento. Da quando la biblioteca ha incrementato la propria funzione di biblioteca pubblica, e questo è avvenuto nel secondo dopoguerra, e soprattutto da quando le regioni e la regione toscana hanno assunto la competenza sulle biblioteche d'ente locale, si è molto incrementata l'acquisizione di materiale da biblioteca pubblica. Attualmente la biblioteca possiede oltre 200.000 volumi ammessi al prestito. In questi giorni viviamo questo luogo, lo viviamo con tutti i comprensivi della città di Grosseto, sono 6 istituti e con la scuola di Marina. Qui si legge, si fanno laboratori, si impara ad amare i libri e quest'anno abbiamo scelto un tema molto attuale, l'interculturalità. E i bambini sono delle spugne, sono dei magnifici esempi di come si possa collaborare, vivere insieme, studiare, leggere, fare cose. Cerchiamo di fare un insieme, un unicum che mette al centro il libro, l'importanza del libro e l'amore per la lettura. È ormai da anni che la biblioteca, in coorganizzazione con le scuole degli istituti comprensivi cittadini di Grosseto, organizza il Piazza Libri. Il Piazza Libri è una manifestazione molto importante perché è un festival del libro dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. In particolare quest'anno abbiamo un'edizione molto importante perché il tema di fondo che accompagna tutto il festival è quello dedicato alla multicultura e all'integrazione fra culture, fra mondi diversi. Abbiamo tantissimi incontri con autori che hanno scritto e scrivono volumi che riguardano la multicultura e l'integrazione, laboratori didattici, laboratori ludici e comunque sempre di promozione alla lettura. Il Piazza Libri è un festival che riscuote un successo eccezionale nel comune di Grosseto e anche nella provincia di Grosseto proprio per la partecipazione attiva di tanti ragazzi che coinvolgono anche le proprie famiglie. Siamo veramente soddisfatti di questo risultato, noi ci proponiamo tutti gli anni una cosa del genere e quest'anno il successo è particolarmente forte. Giornata mondiale della lettura, la Biblioteca Fucini, che da sempre è punto di incontro per tante generazioni e per tanti spazi per i ragazzi, abbiamo pensato quest'anno di dedicare l'intera giornata a un'iniziativa pensata proprio per i più piccoli, perché educare alla lettura, appassionarsi ai libri, si inizia proprio fin da piccoli, fino dalla pancia della mamma. Ci sono molti laboratori educativi per i genitori, fatti in collaborazione con tante associazioni, con gli educatori e le educatrici dei nostri servizi per l'infanzia. Imparare a leggere lo si fa proprio fino da piccolissimi e si insegna ai genitori a leggere a voce alta e a trasmettere ai propri figli la passione per i libri. Il programma è ricco di iniziative, è pensato per venire incontro alle esigenze di genitori in attesa e genitori, bambini piccoli dagli 0 ai 3 anni e bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni. Abbiamo incontri dedicati all'allattamento al seno, incontri dedicati all'importanza delle emozioni, incontri dedicati a come riuscire ad avere un parto sereno aiutato dal proprio compagno. Per quanto riguarda l'area dei laboratori, abbiamo cercato di occuparci di arte, di movimento, di danza e di lettura. Siamo
felici di riuscire a chiamare molte persone, molti bambini. È un'iniziativa incentrata sul libro e sulla lettura, e questo è importante, e tutti i laboratori, tutte le iniziative, sono decine e decine in questa giornata, sono tutte legate tra di loro da libri, bibliografie, letture, perché noi siamo una biblioteca e come biblioteca aiutiamo le persone a leggere e a conoscere la lettura. Sicuramente è un forte impegno che abbiamo messo, e per essere anche originali, anche se il nostro intento non era quello dell'originalità, quanto quello di offrire un servizio il più aderente alle esigenze culturali e informative dei nostri concittadini.